Ragazzi, bonjour, come vi dicevo nel vlog, sono per caso in questo hotel bellissimo, cioè per caso, per lavoro, a Milano, sono qui per un evento, ma non c'entra nulla con questo video, scusatemi la faccia, devo ancora truccarmi e prepararmi per l'evento, ma sono appena arrivata, non ho tantissimo tempo qui, però visto che questo è praticamente l'hotel con rating più alto in tutta Milano, perché 9.2 non c'è un rating più alto di questo, vorrei farvi un nuovo video di questa tipologia che sta spopolando in tutto il mondo e si chiama soggiornare nell'hotel con rating più alto, credo, suppongo, questo è quanto, anche se veramente mi faccio terribile in questo momento. Comunque vorrei farvi vedere in realtà la stanza, non vi ho fatto vedere l'arrivo perché giù in reception mi sembrava un po' strano arrivare con la videocamera, però sono stati molto molto gentili, molto cordiali. La ragazza, questo è un hotel 5 stelle e credo sia, appunto, io non ho prenotato, non ho pagato io perché sono qui per un evento di lavoro, però credo sia sui 400 euro a notte, anzi sicuramente un po' oltre i 400 euro a notte la mia stanza. E la ragazza alla reception è stata molto gentile, molto veloce e mi ha accompagnato in camera, quindi ho apprezzato tanto che mi abbia fatto vedere dove è la mia stanza, perché questo hotel è una specie di labirinto. Sono stati molto gentili anche perché adesso ho ordinato del cibo al McDonald's. Ragazzi, io sono in un hotel 5 stelle e ordino cibo al McDonald's. Ecco, nel frattempo è arrivato il mio ordine, hanno suonato. Queste sono le cosine che ho preso al McDonald's. Adesso vado a mangiare perché ho super super fame, non ho pranzato ancora oggi e sono le 4 quasi, quindi devo dire super 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 servizio fino adesso, perché ragazzi, praticamente io sarei dovuta scendere a prendere il mio ordine, ma appena ho chiamato al concierge mi hanno mandato sul ragazzo che mi ha portato l'ordine, che teoricamente non dovrebbero farlo perché qui c'è il servizio in camera, però ragazzi è carissimo il servizio in camera, carissimo, c'è tipo un toast con le patatine 25 euro, una cosa assurda, però d'altronde tutti gli hotel 5 stelle sono così cari per quanto riguarda il servizio in camera. E poi 7,50 euro lo aggiungono ad ogni ordinazione, quindi insomma alla fine vai a pagare tipo 35 euro un toast con delle patatine, ma io avevo proprio voglia di McDonald's, quindi insomma ovviamente i prezzi sono carissimi negli hotel 5 stelle. Sono mi strozzo, purtroppo è così. Comunque voglio farvi vedere la stanza. In realtà una cosa che mi dispiace tantissimo è che nel trasloco non so dove sia la lampada a raggi UV che ho usato quando ho filmato il video. Vi faccio vedere l'hotel con rating più basso della mia città. Oggi sono nell'hotel con rating più alto a Milano, però non ho la lampada UV, non perché non voglio portarla in un hotel 5 stelle, ma perché nel trasloco onestamente non so dove sia. Ma questo ve l'avevo anticipato anche nel video vlog che probabilmente avete visto prima di questo. Comunque voglio farvi prima vedere la stanza, poi andrò a mangiare, ma intanto vi faccio vedere la stanza. Allora, subito di fronte alla porta d'entrata c'è, allora, di lato c'è questo che non so che cosa sia. Ah, ok, è un armadio, anche bello ampio, devo dire. Niente male, niente niente male. Mi piace il fatto che ci siano gli specchi grandissimi, molto bello. Ok, poi subito di fronte alla porta d'entrata, che è questa, subito di fronte c'è il bagno. Entriamo assieme così ve lo faccio vedere. È molto molto bello, vi devo dire che mi piace tanto sia l'hotel che la stanza. E, allora, questo è lo specchio, il lavandino, molto bello anche questo. Mi piace che ci siano tutti i prodotti di acqua di Parma nell'hotel, che sono ottimi. Ottimo il fatto che ci sia una crema corpo, perché me la sono dimenticata. E poi qui c'è la vasca da bagno slash doccia. Qua dietro invece ci sono gli asciugamani e gli accappatoi. E poi un altro specchio, bello ampio devo dire, niente niente male. E poi usciamo e ci ritroviamo di nuovo in questo piccolo corridoio, in questo piccolo ingresso, e di qua, subito dopo questa porta, naturalmente c'è la camera in sé, che non è enorme ma è molto molto bella. Questo stile a me piace tantissimo. Vabbè, qui c'è la mia valigia, la mia roba, che mi sono dovuta togliere il maglioncino perché qui fa un caldo terribile, a Trieste fa veramente freddo in confronto. E quindi questo è il letto, scrivania con la TV. E che cosa vi faccio vedere ancora? Insomma, questa è la camera. Ci sono le pesche. E sicuramente una pesca me la papperò subito. E la vista non è, devo dire,
delle più belle, ma insomma ho visto di peggio. Però è molto silenziosa la stanza, quindi sono contenta. E voilà. Quindi, come avete visto, sicuramente è un hotel molto molto elegante, molto bello, molto raffinato. Ci tengono tantissimo a tutti i dettagli. Per quanto riguarda la pulizia, per adesso mi sembra tutto molto molto pulito. Certo, sul parquet c'è qualche macchia, ma ovviamente non si tratta di sporcizia, bensì di usura. Tipo qua, le lenzuola andremo ad alzarle tra poco per vedere come sarà, ovvero per voi sarà tra poco, per me sarà quando rientro dal mio evento. Sto mangiando, ma mi è venuto in mente che quando la ragazza della reception mi ha accompagnato in camera, mi ha detto che c'è un servizio che è una figata, secondo me, e che non avevo mai trovato in nessun altro 5 stelle nel mondo, perlomeno che io sappia. C'è un servizio di limousine che ti porta quando vuoi in centro, cioè in realtà siamo in centro, però in due o tre diverse location a Milano. Quindi ovviamente non è come un taxi, puoi dire tu dove fermarti, ovviamente è un servizio shared, quindi è un servizio che tu condividi con altre persone, quindi non sei da solo nella limousine, però secondo me è un servizio aggiuntivo che non voglio dire che giustifichi il costo, però ragazzi, sicuramente è una cosa in più che per un costo così alto comunque non è male. Quindi questa secondo me è una cosa molto molto interessante. Scusatemi se anche in questo video per questioni di privacy non farò il nome dell'hotel perché non si sa mai. Chissà che cosa potrei trovare, no? Quindi non farò il nome dell'hotel proprio come nell'altro video che avevo fatto riguardo l'hotel con il rating più basso. Però questa secondo me è una cosa molto interessante e che può essere utile sapere. Altra figata, ovviamente c'è una spa e una piscina. Io sono qua per lavoro, non ho tempo libero praticamente, quindi non potrò usufruire di queste cose, però c'è ed è gratuita per gli ospiti dell'hotel. Quindi, insomma, questa in realtà è una cosa molto più diffusa, la spa, la piscina negli hotel 5 stelle ad uso gratuito per gli ospiti. Quella della limousine un po' meno. Adesso vado a prepararmi e stavo pensando che forse l'unica pecca che posso trovare in questa stanza, a parte la vista che veramente non è un granché, la corte interna, però insomma niente di strano in realtà quando sei in centro, però ecco, un punto in più sarebbe stata una bella vista, diciamo così. Altra cosa, se devo proprio dire la verità, la stanza me l'aspettavo un pochino più grande dalle fotografie. Quasi sempre con gli hotel è così e non mi sto assolutamente lamentando perché è una delle stanze più belle in cui io sia mai stata. Però sicuramente dalle foto online poteva sembrare un attimino più grande. E altra cosa che posso menzionare, ma andando proprio a cercare il pelo nell'uovo, come si dice, è che lo specchio qua in bagno, vedete che ha delle, non delle crepe, ma sono dei segni comunque di usura dello specchio, che in realtà non è rovinato, ma con il tempo evidentemente si è un po', forse si è un po' rovinato, un po' consumato, però ecco, andando proprio a cercare il pelo nell'uovo. Comunque, bisognerà ancora vedere le lenzuola dopo. Nel frattempo io mi preparo che devo andare al mio evento. Piccolo aggiornamento, stavo per farmi il trucco, quindi mi stavo preparando tutte le cosine qui nel bagno. Mi sono allacciata un attimo lo stivale ed ho visto che qui in questo angolino, se lo vedete, qui c'è un pelo barra capello e so per certo che non è mio, perché non ho i capelli così corti. Quindi, ragazzi, bisogna dire che anche negli hotel 5 stelle a volte la pulizia non è proprio perfettissima, non è niente di assurdo, ma c'è sicuramente un pelo barra capello di qualcuno che è stato in questa stanza prima di me. Ecco. Ok, sono rientrata in hotel dopo l'evento, tra non molto dovrò uscire, quindi mi rendo conto che questa tipologia di video solitamente è concentrata solo sulla stanza d'hotel. Io invece sono qui per puro caso ed ho altre cose da fare, quindi però spero comunque di riuscire a farvi una recensione e una review come si deve. E quindi, visto che l'abbiamo fatto anche quando sono stata nell'hotel con i review peggiori, vorrei fare la stessa cosa anche qui, cioè vorrei alzare, non so se qui è fattibile o se c'è dello spazio sotto al letto, ma voglio alzare il lenzuolo e vedere che cosa c'è sotto al letto, se ci sono schifezze, eccetera. Visto che l'abbiamo fatto lì, direi di doverlo fare anche qui. Allora, lo posizioniamo qui.
e alziamo. Allora, vediamo un po' com'è la situation. Sicuramente non ci sono peli, non ci sono capelli, ma c'è qualche residuo di, forse un po' di polvere. Sicuramente la situation è meglio rispetto all'hotel in cui siamo stati, quello che era veramente sporchissimo, ma la situazione è meglio, ma c'è comunque qualche residuo appunto di polvere che credo riusciate a vedere molto molto bene. Stessa cosa anche dall'altro lato del letto, andiamo a controllare, anche qui c'è qualche piccolo residuo di polvere, però tutto sommato è meglio. C'è da dire che qui c'è la moquette, quindi eventuali peli, capelli sono leggermente più difficili da vedere rispetto magari a un pavimento con mattonelle o con parquet. Altra cosa che voglio controllare è la pulizia, vabbè, dei cassetti, questo è abbastanza logico. Polvere mi interessa, qui sembra sinceramente pulito. Andiamo a controllare magari questa parte della cornice, vediamo com'è. E beh ragazzi, qui un po' di polvere c'è, niente a che vedere per l'amor del cielo con l'hotel peggiore, con il rating peggiore eccetera, ma so se si riesce a vedere granché, forse così si vede meglio. Però c'è un bel po' di polvere, devo dire, eh? Che schifo, devo lavarmi le mani. E quindi sì, anche qui devo dire che un pochino di polvere c'è, bisogna essere onesti. Anche sul televisore, che ovviamente attira maggiormente, c'è un pochino, non tanta, ma un pochino di polvere, la vedete. Sono appena rientrata nella stanza, sono le 11:45 di sera e sono passati in quasi tutti gli hotel 5 stelle, alcuni anche 4 stelle lo fanno, vengono la sera e ti preparano la stanza per la notte. Quello che fanno è sempre chiudono le tende, qui sono state chiuse un po' di fretta diciamo, quindi sono un po', vabbè, comunque sono molto pesanti e grandi, quindi non potevano fare altrimenti. Comunque hanno chiuso le tende e poi preparano il letto in questo modo e ti mettono il menù per la colazione eccetera eccetera. Io però andrò giù a fare la colazione direttamente, non la ordinerò in stanza. Ti preparano anche le ciabatte, sempre con questo poggiapiedi, e mi hanno aggiunto anche una bottiglietta d'acqua. Eccola qua. E poi hanno spento le luci e fatto un'atmosfera un po' più serale, notturna. Qui sono contenta perché non hanno toccato nulla, a me dà sempre fastidio quando mi rimettono a posto le cose, quindi devo dire non hanno toccato nulla. E basta, questo è quanto sostanzialmente per oggi. Domani invece vedremo assieme come sarà, sì, lo tengo la videocamera veramente in modo strano, domani invece vedremo assieme come sarà la colazione, che anche questo secondo me dà tanti punti o ne toglie a un hotel, indipendentemente dalle stelle. Quindi good night e noi ci vediamo domani. Me ne stavo quasi dimenticando, ma ragazzi, bisogna fare il check delle lenzuola, così come ho fatto nell'altro video, devo controllare se sono pulite. Ovviamente non avendo la UV light non sarà proprio uguale, però se vi ricordate nell'altro hotel si vedevano peli e capelli, in realtà sulle lenzuola no, ovunque tranne che sulle lenzuola. Però mi è capitato che in un 4 stelle a Parigi mi è capitato di trovare molti peli. Che se ci ripenso mi vengono i brividi. Mi è capitato di trovare molti peli nel letto, quindi in realtà non è scontato che sia pulito se un hotel è a 4-5 stelle. Ma andiamo a vedere qui com'è la situation. Allora, questo era già alzato. Andiamo a visionare. Mi sembra non ci sia nulla, per fortuna ragazzi, perché io qua ci devo dormire. Mi sembra che non ci sia nulla, nemmeno da questa parte. Qui c'è un segno in realtà, ma credo sia... C'è un segno? Si vede che le lenzuola sono pulite, ma c'è un segno che sicuramente non se n'è andato con il lavaggio.
Per il resto mi sembrano anche i cuscini, mi sembrano puliti. Per fortuna qui posso stare tranquilla, almeno per quanto si vede a occhio nudo sembrano pulitissime. E niente, adesso vi saluto davvero, vado a nanna e noi ci rivediamo tra poco. Per me domani passerà la notte, ma per voi sarà tra poco. E vedremo un po' come la colazione, appunto. Bacio! The next morning. Ok ragazzi, vi faccio vedere il buffet. C'è veramente tantissima roba, anche se siamo verso l'orario di chiusura, devo dire. Vi faccio vedere un po' i succhi, devo assaggiarli. C'è la centrifuga di fragole, arance e banana, che è molto interessante, la spremuta. Qui ci sono miele, pane, un po' di focaccia, cereali. Devo dire che è molto ben fornito. Un sacco di croissant, un sacco di brioche, torte. Qui c'è tutta la parte salata con formaggi e salumi. E qui invece ci sono le cose calde, tipo la pancetta, le uova, eccetera eccetera, e altri snack. E qua giù ci sono invece gli yogurt, devo dire molto ben fornito. Adesso assaggiamo. Sto assaggiando la spremuta, è buona ma è sicuramente allungata con acqua, questo non mi piace tanto. Non è solo arancia questo sicuramente, però lo fanno in tanti hotel, c'è da dire. Ho assaggiato le brioche, sono buone, un po' secche, ma perché sono state fatte stamattina presto, adesso sono le 11, quindi è normale. Anche la cioccolata calda, molto buona, anche se non è densa, però molto buona. La centrifuga invece devo dire molto molto buona, super buona, sembra un po' un frullato di quelli che faccio io a casa. E adesso assaggiamo il salato. Ok, mia family, questo è quanto. La mia esperienza in questo hotel si è conclusa. Sto per fare il check out e restituire la chiave. E direi che tutto sommato è stata un'esperienza positiva, anche se, come abbiamo visto, qualche pecca anche negli hotel 5 stelle super lusso c'è. Ma lascio comunque a voi i commenti e il review finale, diciamo, il voto e l'idea finale che vi siete fatti la lascio a voi. Quindi io vi mando un bacione grandissimo. Adesso devo scappare, devo tornare, anzi ho un altro evento e poi devo tornare a Trieste. Vi do un bacio grandissimo, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!